Ciao, allora, nuovo video, perdonate la tragicità della situazione, ma sono stata al lavoro stamattina, in più mi sono fatta un paio d'ore di shopping sotto al sole cocente, perché c'è il sole, nonostante in Italia stia piovendo da tipo non so quanti mesi, non so quanti secoli, qua ci sono tipo 32 gradi e sto schiantando di caldo. Volevo prevedere un po' cosa sono riuscita a trovare in questi giorni di saldi tra ieri e oggi. Non ho fatto tutto oggi perché ovviamente essendo domenica i negozi chiudono alle 6, 7, io sono uscita da lavoro alle 4. Quindi di conseguenza non ho avuto tanto tempo. Avevo fatto un video del trucco che ho oggi, l'avevo fatto ieri. Il problema è che la luce faceva veramente schifo e quindi delete, proprio eliminato senza pietà. Comunque penso di rifarlo appena la luce si sistema, perché anche oggi fa un po' schifo, però sono dettagli. Allora, iniziamo subito con il primo pacchetto. Sono andata da Beauty Base. Beauty Base è un negozio che vende trucchi, cosmetici, profumi a prezzi super bassi, a marche un po' scrause, però avevo bisogno, ecco, di roba che cade, si comincia bene. Avevo bisogno di un po' di matite per labbra, nonostante voglia farmele da sola le matite, però sarà divertente. E le ho trovate a 99 centesimi, vabbè, quella verde non è dal labbro. Ho preso questi tre colori da labbra e un verde mela. Il verde mela è molto carino, nonostante costi 99 centesimi, bello intenso, insomma. Non ve li swatcho tutti, se no buonanotte. Ho preso un rosso, un burgundy e un prugna e un color naturale, pagati 99 centesimi. E poi a 3,90 pound sono riuscita a trovare una BB cream della Sanctuary Spa, che questa da Boots costa sui 7-10 pound. Gli ingredienti non sono male, ci sono degli estratti naturali dentro. Il colore è light to medium, non è male. Fateci un salto se passate da Londra a Westfield di Shepherd's Bush. Beauty Base ha anche le cose della Bifaz, quella marca famosa che ho trovato al Cosmoprof con il... Dov'è? No, non so dov'è, però volevo farvelo vedere, ma l'ho perso. Solitamente era qui da queste parti. Eccolo, l'ho trovato. Il mega tonico, quello gigantesco che ho preso al Cosmo Prof, e costa tipo 2 pound qui, quindi insomma non male come cosa. Poi sono andata da, non da Monsoon, in realtà sono andata da Accessorize, ma lì Accessorize e Monsoon sono una cosa sola. Allora, sono riuscita a trovare con gli sconti gli highlighter di Accessorize e l'ho pagato, mi pare, 2 pound, 2 pound e 10. Questo è quello bronze, questo è quello color madreperla. Sono molto carini, sono chiusi, quindi sono stata molto attenta a trovarli chiusi. Li vendevamo anche noi da Superdrug, ma ormai non ce l'abbiamo più da secoli. E poi ho preso, allora, faccio vedere prima le cose non saldo, perché ci sono anche le cose non saldo. Cioè, no, queste sono a saldo in realtà, quindi non ho preso niente non a saldo. Questi tre anellini con, diciamo, le orecchie da gatto sono super carini. E queste le ho pagate, se non sbaglio, 3... no, 2, no, 2,50. Sono carini perché praticamente poi quando uno li mette, vengono lì le orecchiette da gatto così. Sono carinissime, mi piacciono un sacco. E poi avevano tutti i gioielli danneggiati. Danneggiati nel senso che costavano tipo, questo costava ad esempio 10 pound, io l'ho pagato 1 pound, semplicemente per il semplice motivo che, aiuto, un orecchino tipo manca. Insomma, non so qual è il problema di questo, sinceramente. Ah, manca tipo il ciondolino qui, ma che me ne frega, io prendo il mio kit di orefice a caso e ci attacco qualcosa. Quindi è molto carino, 1 pound, insomma, perché no? Io uso poi sempre soltanto un orecchino, tipo anche oggi ne uso solo uno perché di qua ho l'expander. Sempre a 1 pound ho preso questi orecchini, che questo, a questo qui appunto gli manca la pietra, costavano 12 pound. E qui ho intenzione tipo di metterci una piuma e delle perline, insomma non lo so, ora voglio un attimino ingegnarmi. Sempre a 1 pound, stesso discorso. Questi qui che costavano 6 pound e in questo qui appunto ci metterò tipo brillantini, non lo so, mi farò venire un'idea. E questo è bellissimo, costa 2 pound perché ce n'è solo uno, l'altro a quanto pare è perso. Molto bangladino, è molto bangladino, costava 14 pound, ho pagato 2, quindi insomma. Ah, e poi ho preso anche uno smaltino magnetico, così a caso, che è di questo color oro. Oro, oro, non guardate il mio smalto, stendiamo un velo pietoso, andiamo avanti. Monsoon Accessorize fatto.
Poi vabbè, sono andata da Poundland, ho comprato una quantità di cavolate assurde. Sono riuscita a trovare il case per l'iPad a £1, perché vabbè, io ce l'ho, l'ho già comprato un altro su eBay, però può essere utile avere un case in più. Poi sono riuscita a trovare le strisce depilatorie della Veet cinesi a £1, che queste sono quelle tipo con, vabbè, sì, tutte le schifezze che ci sono, anche se non ci sono troppe schifezze, però vabbè, £1, proviamole. Poi ho preso, vabbè, un cosino di erbe per la cucina, che c'è origano, basilico, rosmarino e erbe miste. Può sempre servire, visto che ho finito il basilico freddo, secco, e il sapone di Iron Man. Questo in realtà l'ho preso per il mio ragazzo, perché è uno shampoo, io non lo metterò mai questo. Probabilmente userò lo shampoo per lavare i pennelli, non lo so, però è carinissimo. Costava £1, perché no? Poi, prossimo negozio, ho fatto strage da H&M. Io da H&M, quando ci vado, o non compro niente o compro tutto. Allora, anche tra l'altro da Boots sono riuscita anche a prendere due campioncini dei fondotinta Liquid Halo, che viene in 4 colori così. Vediamo, insomma, gratis. Why not? Allora, prima cosa presa a saldo è questo top di tipo pizzo, più o meno. Però carino, non è trasparente, è pagato £5. Che è così a toppino, normale, senza spallini, carino. Niente di che, insomma, giusto per avere qualcosa in più da mettere sopra. Da abbinare a... aiuto... questa gonna qui, aiuto, mi sta cadendo tutto, pagata £2. Quando ho visto £2 ho detto no, la voglio. Non è esattamente una gonna che porto, alla cerniera qua dietro, è stretta qui e larga, fruffruosa così. Il problema è che è grande, cioè questa è una M, esatto, e mi sta grande, non so, aiuto. Dovrò forse stringerla, non lo so, in qualche modo... farò. Comunque questa qui me la sono provata mettendo la vita molto alta, nonostante mi sta grande, con sopra il toppino, e non è male come abbinamento. E a saldo ho preso questo vestito di cui mi ero innamorata tantissimo mesi fa, quando l'ho visto in uno store a... Covent Garden, ciao, a Camden Town. Non lo metterò mai, però, allora, il colore sicuramente verrà sfalsato, però, allora, è un vestito molto frufru così, che è tutto svolazzante così. È bellissimo, ora non si vede un tubo. Comunque qui c'è questo velo, ciao, doppia fodera, e è bellissimo. Ho preso la XS e nonostante tutto mi sta grande, cioè mi torna male, diciamo, la parte del busto qui sopra, perché è un po' floscia come cosa, però è bellissimo. L'ho pagato £7 e costava, devo grattare, scusate, costava £15, insomma £14,99, quindi metà prezzo, insomma, anche se non me lo metto mai, ho sprecato £7. E poi in una sconto ho preso questo vestito, pagato £9,99, che non mi metterò mai, però è molto carino, non è molto lungo, come vedete, appunto, color cipria, con questi cosini qui, mi sono piaciuti subito questi accessori qui. Il problema è che È super trasparente, non so come fare. O ci metto una sottovesti, o ci metto, non lo so. Ci vado sulla spiaggia, dove poi, non lo so, su Tamigi. E ultimo vestito, io sono una malata di vestiti. Questa l'ho pagato £15, pensavo di meno. È un vestito stile divano, questo è molto invernale. È tipo mini dress, che è alto qui davanti, con lo scollo più largo, più basso dietro. Sempre molto corto, perché a me le cose lunghe non piacciono, perché mi fanno sembrare tipo un nano. E boh, non lo so, materiale molto strano, pesantuccio ma non troppo. Carino, insomma, molto sobrio, sì, le mie fantasie molto sobrie come sempre, però dettagli. Ed è il cenem finito. Poi, oggi, ho fatto un disastro, sono andata da Primark. E io tutte le volte che vado da Primark è lo stesso discorso che H&M, o compro tutto o non compro niente. E sono venuta via con ben due buste di roba. Allora, non è tutto per me, quindi insomma sono abbastanza scusata. Prima cosa che ho trovato a sconto, che non è niente di che, però mi è ispirato, questa borsa, pagata £5, ne costava 9, con questa fantasia stile boh, coccodrillo o qualcosa del genere, che ha i manici così e il manico lungo.
Non male, insomma, la taschina dentro è così tipo rettangolare. Non lo so, una forma particolare mi ispirava. Ho detto, boh, perché no? Insomma, 5 pound può sempre tornare utile. Poi ho preso per mia madre, visto che verrà la prossima settimana e il suo compleanno tipo era a luglio e non gli ho ancora preso niente, aiuto. Allora gli ho preso una borsina, tipo uno shopper così con tutte le cose di Londra, così per quando va a fare la spesa, insomma, non lo so sinceramente. Poi gli ho preso un ombrello con i double decker bus, cosa super tamara, ma tanto a lei piacciono queste cose super londinesi. E poi ho preso una maglia da pigiama, una canottiera I Love London con i tre cosettini qui. Carina, insomma, niente di eclatante. Poi per me invece mi sono presa, allora, una cover tamarrissima per il telefono, per l'altro telefono, se riesco a ritrovarlo, ho perso l'iPhone, non so dove sia, 2 pound. Questa è per una mia amica, occhiali dei My Little Pony. Teniamo velo pietoso. Poi ho preso, vabbè, dei calzini fantasmini di lace, come si dice, di pizzo, bianchi, neri, 2,50 per le ballerine può servire. Poi ho preso una felpa che era super sconto per tipo i primi freddi, una felpa così per stare in casa, insomma, niente di che, per stare a gironzolare per la casa grigia, ho pagato tipo 2 pound, ma sì. Poi una canottiera per dormire, atroce, però era sconto, ho detto perché no, aiuto, con scritto Animal Party, no? Party Animal, qualcosa del genere, no? Non chiedetemi perché compro queste cose, io vabbè, mutande che non ve le sto a far vedere, insomma non credo vi interessino. E poi un coso per dormire, tipo una camicia da notte, rossa, perché ce l'ho già nera e questa mi piace un sacco il materiale, super super comoda. E pagata mi pare questa un pochino di più, 5 pound insomma. E poi perché solo una? Ah no, sono tutte qua, scusate. Ho preso tre maschere per capelli, uno con macadamia oil, uno keratin protein e una di Lovea, che costano tipo 1,50 l'uno. Gli ingredienti non sono male, ho provato, mi sembra quella la keratina e è fantastica, fa dei capelli bam, bellissimi e poi profumano un sacco per tantissimo tempo, quindi insomma provo anche queste altre nel caso, per un pound e 50 insomma non è male. E poi ho preso sempre per quanto riguarda, io compro solo accessori, The Bubbles and Butters Company Super Soft Bath Bubbles, ne ho comprati ben tre. Questo è al mango, questo è al cioccolato, ovviamente marrone, non può essere altro che cioccolato, meno male che è cioccolato. E questo è fragola, le ho pagate un pound, prima costavano tre. Io non mi farò mai il bagno in quella vasca, però lo userò come bagnoschiuma. Hanno sa di fragolino, è buonissimo, hanno un odore. Questo come si sente? Tanto fuori succede di tutto. E questo è quanto. Avevo anche comprato gli stampini per fare i gelati e i ghiaccioli, ma li ho persi. Credo di averli messi giù. Sì, mi sa. No, ecco perché ho fatto il gelato ieri sera, presi da Poundland. Comunque, questo è quanto. Adesso devo rimettere tutto a posto. Io odio quando faccio i video, faccio vedere le cose e poi lancio la roba e distruggo tutto e poi mi tocca rimetterle a posto. E quindi questo è tutto nel mio shopping selvaggio. Spero vi sia piaciuto, spero vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io adesso vado a mangiare, struccarmi, farmi la doccia e collassare a letto perché sono abbastanza distrutta. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!